consigli degli esperti. Dallo scientifico al tecnico, dall'arte alla cultura, dallo sport al benessere, dalla medicina all'economia, i nostri esperti al vostro servizio. Scheda tecnica. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video per la nostra rubrica a favore degli amici animali per Caltanissetta Live. Oggi affronteremo un argomento che già in passato è stato trattato, seppur superficialmente, all'interno di questa nostra rubrica in questo canale. Cioè mi riferisco nello specifico alle uscite quotidiane che il nostro cane, tenuto presumibilmente in appartamento o comunque a casa con noi, dovrebbe affrontare. E spesso nell'esercizio della mia libera professione mi viene chiesto molto frequentemente quanto un cane debba uscire fuori dal contesto abitativo in cui si trova per affrontare le sue passeggiate finalizzate all'espletamento dei bisogni fisiologici. La risposta è sempre variabile perché, in primis, non bisogna far uscire il nostro cane solo per l'espletamento dei bisogni fisiologici e quindi ad esempio per fare una pipì in giro o per sporcare prima di tornare a casa, non solo per quello, mi auguro che si tratti del chihuahua come ad esempio il Doberman, né più né meno. Mi auguro che sia questa una condizione di pensiero comune fra me e tutti quanti i proprietari degli animali che ci troviamo a casa, quindi ad esempio il cane nello specifico, dato che il gatto sappiamo bene, mi duole un attimino specificarlo, ma è bene sempre fare questa precisazione, non bisogna portarlo fuori al guinzaglio se non altro. Se il proprietario di un gatto dovesse abitare in campagna o ad esempio in una casa col giardino, potrebbe allestire all'esterno un recinto specifico per il gatto, quindi antifuga, con una rete molto fitta, ma non è questo il video in cui affronteremo questo argomento, magari successivamente. Oggi parleremo prevalentemente del cane e quindi che si tratti del chihuahua o che si tratti del Doberman, sarebbe opportuno farlo uscire da casa almeno, proprio come minimo delle uscite, 3-4 volte, non di meno. Mi riferisco a una prima uscita abbastanza lunga, nell'ordine di 30-40 minuti o anche di più, tempo e lavoro permettendo, la mattina presto, il pomeriggio altrettanto e la sera. La sera sarebbe bene che il cane uscisse prima di mangiare, in modo tale da evitare ripercussioni sulla sua digestione. Quindi il cane si fa uscire fuori, sale a casa, gli si presenta da mangiare e si va a dormire. Se poi subito dopo cena volessimo inserire un'altra uscita e un po' più in là nella serata, tanto meglio alla fin fine. Fermo restando che nelle passeggiate in città sarebbe opportuno che il cane indossasse un collare a scorrimento, definito appunto collare antifuga. Questo chiaramente può essere anche un argomento un attimino opinabile o un aspetto variabile, perché magari se il vostro cane non ha particolari disturbi del comportamento legati al fatto di dover tirare al guinzaglio o altro, allora si può pensare di fargli indossare anche un collare fisso. Però che si tratti comunque di collare, prevalentemente si dovrebbe utilizzare e preferibilmente il collare a scorrimento, perché viene definito collare antifuga e in un contesto urbano o semiurbano sicuramente risulta lo strumento di sicurezza per eccellenza. Quindi un collare a scorrimento, un bel guinzaglio robusto della lunghezza a norma di legge di 1,5 metri e non di più. La normativa attuale prevede una limitazione nella lunghezza del guinzaglio che è di 150 centimetri, quindi 1,5 metri. Allora atteniamoci alla normativa, un bel guinzaglione robusto proporzionato al nostro cane, perché se il cane è di taglia grande, il moschettone nella parte quindi terminale del guinzaglio che viene agganciato al collare, facciamo in modo che sia proporzionato all'animale stesso. Mentre invece cane piccolo, guinzaglio proporzionato e di conseguenza un moschettone altrettanto piccolo e che non sia quindi troppo pesante per l'animale stesso. La mattina 30-40 minuti di passeggiata, perché l'inizio della passeggiata è sempre determinata da una certa agitazione dell'animale, perché stando a casa tutta la notte, la mattina presto avrà voglia di uscire, quindi annuserà a terra, sarà molto irrequieto, sarà più vivace che non nel resto della giornata e tenderà molto ad annusare a terra, appunto a tirare al guinzaglio.
Facciamoglielo fare all'inizio della passeggiata e quindi farà le sue pipì, sporcherà in giro, noi raccoglieremo i suoi bisogni, dopodiché potremo proseguire la nostra passeggiata allungando un pochettino la strada, facendo sì che il cane non tiri troppo al guinzaglio e che quindi la passeggiata sia un po' più piacevole nella seconda parte. 3 minimo o 4 uscite, quindi 3 o 4 uscite nell'arco della giornata sarebbe opportuno che facesse il nostro cane. Questo per garantirgli la giusta attività motoria durante l'arco delle 24 ore, così anche il completo espletamento dei suoi bisogni fisiologici. Ora, quando usciamo col cane, portiamoci sempre dietro una museruola, che prevede la normativa attuale che abbiamo sempre dietro, il guinzaglio della lunghezza di non più di 1,5 metri, collare a scorrimento e ovviamente i sacchetti per raccogliere le deiezioni. Dovesse essere una giornata di pioggia, potremmo anche far indossare al nostro cane, soprattutto animali privi di sottopelo o col pelo troppo corto e che quindi tenderanno a sentire un po' il freddo, non tanto il cappotto, quindi il cappotto no, ma un impermeabile, quello sì, una mantellina impermeabile affinché non si inzuppi d'acqua così tanto da doverlo poi asciugare con metodi di asciugamento di solito utilizzati in toilettatura, quindi il phon e quant'altro. Di conseguenza faremo sì che il cane, indossata la nostra mantella impermeabile durante una passeggiata, si bagni il meno possibile, così da favorire l'asciugamento dentro casa con una tovaglia di microfibra che sono, devo dire, particolarmente assorbenti applicata sul mantello del nostro cane. Quindi le passeggiate andranno gestite in questo modo, 3-4 uscite minimo, portiamoci dietro gli accessori di cui ho parlato poco fa, soprattutto in questo momento che ci troviamo nello specifico a novembre del 2020, stiamo attraversando un periodo storico molto particolare in cui abbiamo degli orari per rientrare dentro casa, da poco è cambiata l'ora e quindi fa buio prima, la sera ci sono meno persone in giro, potremo approfittare verosimilmente di questo momento per goderci un po' di più la passeggiata del nostro cane al sicuro da rischi che la città ci riserva, come ad esempio macchine a velocità sostenute, ciclomotori a velocità sostenute o che sbucano da una curva o da un angolo o da un semaforo in modo un po' più improvviso. Spero di avervi fornito un punto di vista interessante in modo tale da poter sfruttare queste restrizioni a nostro favore nel rapporto con il nostro cane, cioè la sera soprattutto allungare un po' di più la strada e goderci un po' di più la passeggiata, sperando di superare questo brutto momento che sta colpendo praticamente tutto il mondo allo stato attuale, facendolo pesare il meno possibile ai nostri amici a quattro zampe che condividono con noi la loro vita. Ci vediamo al prossimo video e seguite tutti gli altri che sono stati già pubblicati nell'arco di questi anni e ci vediamo alla prossima. Arrivederci. Consigli degli esperti, dallo scientifico al tecnico, dall'arte alla cultura, dallo sport al benessere, dalla medicina all'economia, i nostri esperti al vostro servizio.